con piacere che anche quest'anno 2016 presenteremo il Festival Galuppi, ma non solo, aumenteremo anche la produzione, nel senso che avremo due concerti in più, quindi avremo 10 manifestazioni, penso di alto profilo. E come sempre abbiamo avuto una grande attenzione per i giovani, quindi inaugureremo con la linea verde, quindi per dare l'opportunità a questi nuovi talenti di potersi esprimere in un palcoscenico sicuramente privilegiato che è la città di Venezia. Quindi primo appuntamento domenica prossima 11 settembre alle ore 18 a Torcello con il LOV, Laboratorio Orchestra Venezia, direttore Paolo Fasolo, e sarà anche motivo, oltre di ascoltare naturalmente musica di Galuppi, dello Stamitz e anche di Mozart, per un contributo che noi chiederemo, una libera offerta, visto che il concerto si accede solo su invito, a favore dell'AIL. Ci siamo accorti che a Venezia c'è chi lavora per l'accrescimento culturale e naturalmente musicale di questi giovani ragazzi promettenti, si trovano per far musica ma soprattutto anche per poter un domani inserirsi nel mondo lavorativo. Ho voluto focalizzare l'attenzione su un grande evento importante che è l'anno giubilare, quindi ho pensato di proporre 4 avvenimenti importantissimi, dovrei dire musicalmente, che sono il Requiem di Mozart, il Messia di Handel, una serata tutta incentrata su musiche sacre di Galuppi e ultimo, e non per questo direi, anzi forse importantissimo sì, perché in Basilica di San Marco, il concerto di domenica 23 ottobre alle ore 20:45 con due grandi giganti della musica che sono messi a confronto, cioè Bach con la cantata 140 e il nostro venezianissimo Antonio Vivaldi con il Gloria in Re maggiore per appunto soli, coro e orchestra.